Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi con questo video voglio presentare questo oggetto che è un cubo LED 3D, però è un po' diverso da tutti gli altri visti su internet perché ho fatto in modo che possa diventare un componente da utilizzare sia con i PIC che con Arduino. Allora, vi mostrerò un po' la tecnica che ho utilizzato per realizzare questo oggetto. Ce ne sono diverse su internet, io ho cercato di realizzare un sistema più pratico, più comodo per diciamo, raggiungere la perfezione. Infatti, per come è venuto, mi piace tantissimo. L'unica pecca è il fatto che il supporto sotto è un po' storto, dovuto al fatto che avrei dovuto utilizzare una basetta a doppia faccia per effettuare questo lavoro. Visto che comunque lo considero un prototipo, perché posso fare di meglio utilizzando una basetta a doppia faccia, come dicevo prima. Allora, gli strumenti che andrò a utilizzare sono questo pezzo di legno bucato con millimetri da 5. Allora, non vi faccio vedere come ho fatto perché in base alla vostra necessità, perché potreste utilizzare una maschera da 3 mm con 9 fori oppure 5 mm, o volendo con la stessa tecnica un 4x4 e via dicendo. Quindi, se lo desiderate, potete chiedermelo tra i commenti. Io in descrizione vi lascerò un PDF da utilizzare e stampare su un pezzo di legno, così e potete effettuare i fori come ho fatto io. Poi servirà questo qui. Praticamente sono una serie di 5 chiodi, ho contato bene, sì, 5 chiodi da utilizzare per far uscire praticamente il layer che abbiamo realizzato più facilmente, senza così rovinare i punti saldatura. Invece, per effettuare diciamo così l'anellino dove passare il cavetto dentro, il filo, ho usato questo supporto. Praticamente è un semplice foro da 5 mm con un chiodo in prossimità. E la stessa cosa ho fatto nei lati. Nel video vi mostrerò effettivamente come utilizzare questo oggettino. Per il cavo ho utilizzato praticamente il filo di rame che si trova all'interno del cavo utilizzato per l'antenna. È rigido e ha uno spessore di 1,5 mm quasi. È ideale per questo lavoro. C'è chi ha utilizzato quello argentato, ma io non sono riuscito a trovarlo. Sarebbe l'ideale per un fatto estetico, perché comunque qui c'è una certa tonalità di rame sull'argento del piombo e stona un pochettino. Comunque, vabbè, al buio non si vede. Poi, ovviamente, io non lo faccio vedere in funzione perché questo sarà, come ho detto prima, un componente per un progetto che utilizzerò per un PIC. Non utilizzerò Arduino perché, per quello che devo fare io, preferisco il PIC perché si adatta meglio per le dimensioni. Ok. Andiamo avanti con il video e prima di lasciarvi al video, ovviamente, vi invito a mettere un like e a iscrivervi se non l'avete già fatto. Ah, un'altra cosa, se avete visto adesso c'è una novità, questo pannello che ho messo dietro come sfondo. Questa è un'idea che mi ha suggerito un collega perché diceva il vedere lo zaino o altri indumenti era un po' squallido per i video che realizzavo. Quindi ho pensato come poter metterci dietro questo pannello che praticamente non è altro che un pezzo di stoff che si va a rimettere a posto suo quando non mi serve. Quindi buona visione a tutti e vi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Arrivederci.
gratis.